Finalmente oggi niente zucchine. Sono finite le zucchine. Finalmente. Non è vero, è che non le raccogliamo più. Le abbiamo lasciate lì perché per detto, almeno basta. Qualche giorno non ce la facciamo più, ragazzi. Le abbiamo vendute, fatte in tutte le salse, regalate. Adesso basta, veramente basta. Qualche giorno aspettiamo che diventano gigantesche e poi le facciamo ripiene tutte in una sola, tipo questa, scusate, ve la devo far vedere perché prima che iniziamo il video, guardate. Questa è una delle nostre zucchine. È un mostro. Questa ha detto mio figlio che dobbiamo togliere capo e coda e riempirla tutta quanta di carne e farla tipo una zucchina, polpettone ripieno. O meglio, una zucchina ripiena di polpettone. Vabbè, a parte ciò. Veniamo alle cose serie. Qui vedo degli ingredienti molto particolari per una ricetta romana. Esattamente. Io oggi farò la ricetta seduta perché purtroppo ho avuto un piccolo imprevisto. Vabbè, non ve lo sto a dire perché è troppo comico. Comunque, la ricetta è i salti in bocca alla romana, a modo mio. No, tocca specificare qua perché sennò poi salgono in cattedra gli chef provetti che dicono non si fa, no, a modo mio, fine, chiuso il discorso. Allora, delle fettine di vitellone, se volete di vitella, fate voi, io ho preso il vitellone, le divido a metà. E intanto le preparo su quest'altro tagliere, tolgo tutto il nervetto perché comunque questo poi in padella si andrà ad arricciare e io non voglio questo. Poi piace a Manfredo, quindi sì, non solo a Manfredo ma anche a tutti gli altri nostri micetti che stanno fuori, saranno contentissimi di questo ritagliare. E come ti è venuta in mente questa ricetta così? Una ricetta antichissima, che mi è venuta in mente? Capito? Ti sei svegliato un giorno, oggi salti in bocca. Abbiamo della salvia fantastica nell'orto e quindi automaticamente ho detto vabbè, invece di farla fritta, perché poi alla fine anche basta il fritto, no? E poi con sto caldo ma che ti friggi. Esatto. E allora ho detto come la possiamo usare? Ci ho fatto già i ravioli l'altro mese. E adesso facciamo una ricetta un pochino più tra virgolette sbrigativa e anche un pochino più fresca, che comunque a parte il metterle in padella per qualche minuto poi non bisogna fare altro, eh? Ora queste sono tagliate a mano e quindi automaticamente sono belle spessine. Io adesso andrò a batterle un pochino e ci vediamo dopo quando le ho battute e separate e quando ho tolto tutti quanti i nervetti e i grassetti. Va bene? Ci vediamo tra un po'. Allora, ho battuto la carne, adesso facciamo i nostri salti in bocca alla romana. Un pezzettino di prosciutto, non ne metto tantissimo perché è un po' salato, e una foglia di salvia, uno stecchino e voilà, più semplici di così. Sono belli grossi perché io me li ricordo più piccolini. Lo so, ho capito amore mio, ma questa carne è molto... Non era albergo. Che c'entra? Non so, mi sembrava questa carne sicuramente andrà un pochino a ritirarsi, certo. Di conseguenza la forma, come vedrete, sarà più piccina. Perché uno parte, anche perché io l'ho battuta e quindi sicuramente si ritirerà nel cuocerla. Poi ognuno li fa con la forma che desidera. Allora, gli ingredienti quindi sono 1 chilo di fettine, del prosciutto crudo e delle foglie di salvia, nonché degli stecchini in cottura, un pochino di olio di oliva extravergine, se volete potete usare anche il burro, alcuni lo fanno, e poi irrorarli con un goccino di vino bianco. Io non lo farò perché a me non piace, perché va a coprire il gusto della salvia e del prosciutto crudo. In questo caso io uso del prosciutto crudo,
abbastanza saporito, posso dire la marca, e del prosciutto crudo di cinghiale, che è ancora più saporito. Voglio fare questo esperimento. Allora, andrò a comporre le fettine in questo modo. Le metto magari da parte quelle con il prosciutto di cinghiale. È molto più forte come sapore, il prosciutto di cinghiale, quindi non a tutti può piacere. È però buono. È molto buono. È proprio sanguigno. Ragazzi, sì. Andatevi a vedere la nostra intervista a Radio Roma Capitale. Sì, ragazzi, è troppo divertente. Poi Andrea ha fatto un video fantastico dove ha messo praticamente tantissimi delle nostre ricette, dei nostri piatti pronti. Sì, ho messo tutti le foto di tutti i nostri piatti. Non tutti, amore. Non tutti. La maggior parte. Però sì. È stato bello anche ritrovarli dopo tanto tempo, perché magari non hai ricette anche più vecchie. È vero. Andate a vederlo, è vero. Ci vediamo più tardi. Quando le ho fatte tutte siamo in padella. Perfetto, a tra poco. Allora, eccoci sui fornelli. Mettiamo un giro d'olio. Aspettiamo che l'olio raggiunga questo la temperatura. Questi intanto sono i salti in bocca pronti. E adesso torniamo alla padella. Ok, allora iniziamo a metterli. Grazie a tantissimi di voi che si sono iscritti al gruppo Facebook Tutti a Tavola con Silvia. Sì, è vero, abbiamo raggiunto 242 iscritti. Sì, sì. Grazie veramente, a me fa tanto piacere. Anche perché ci arrivano le vostre foto, dei vostri piatti. Esatto, quindi ci piace tantissimo ed è bello comunque confrontarci amichevolmente. Beh, certo. Anche perché qui non credo che sia nessuno sta provetto, quindi. Anche perché nessuno sta facendo gare né niente. No, assolutamente, ma le gare le lasciamo agli altri. Questi non vanno girati, vero? No. Quindi bisogna solo aspettare che si porta da una parte sola e basta. Esattamente. E adesso ne metto quantità sufficiente da ricoprire il fondo. Ecco qua. Non metto sale perché c'è il prosciutto, però metto il coperchio. Non appena questi sono fatti, li tolgo, li metto nel piatto e poi dopo procedo con la cottura degli altri. In ultimo metterò forse un goccino di acqua, alzerò un attimo il fuoco della padella. Quando li ho fatti tutti, li rimetto tutti in padella, un goccino di acqua e poi sono pronti da mettere in tavola. Quindi ci vediamo a piatto finito. A dopo! Ecco, vi volevo far vedere prima dell'impiattamento la differenza tra quelli con il prosciutto normale e quelli con il prosciutto di cinghiale. Come vedete, è molto più rosso. Ora, vedete, come dicevo prima, Andrea mi ha detto, ma io l'ho visto sempre molto più piccole, no, le fettine, le salti in bocca, ecco, che una volta battuta la carne e messa in padella succede questo. In effetti si sono, diciamo, veramente ristrette. Veramente ristrette, esatto. Allora, come vi ho detto prima, io adesso le rimetto tutte in padella in questo modo. Metto un goccino di acqua per non finire. Così. Sono rigirate due, adesso le rigiriamo.
copro e le spengo e le lascio così in infusione, quindi ci vediamo dopo per l'impiattamento. Ciao. Ciao. Eccole qui impiattate e pronte per essere mangiate. E ovviamente abbiamo il tan 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 da eseguire, perché sennò non è una ricetta. Ma ormai è un rito. E certo. E allora togliamo anche lo stecchino, sennò tan 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 tan. Soprattutto con la roba verde. Ah, già è vero, perché tu la salvia sopra non ce la vuoi. Qui, boccuccia. Buone? Perfetto. E allora la prossima ricetta. Ciao a tutti.